quattro interventi, il doppio o il triplo di un comitato direttivo normale. E la parola al presidente nazionale. Bene, credo di poter essere soddisfatto di aver rinunciato a un pezzetto del mio fine settimana, che di solito, come molti sanno, è lavorativo, per assistere a questa seduta molto interessante, molto importante. Mi ha fatto bene perché ho sentito una bella relazione, ho sentito molti interventi molto interessanti tutti e ho visto l'avvio qui a Roma di una delle discussioni che il Comitato Nazionale ha sollecitato nei giorni scorsi con un documento dicendo ora non basta dire abbiamo vinto, dobbiamo andare avanti, chiusa la parentesi del voto sì o no eccetera, dobbiamo guardare al futuro e per questo dobbiamo discutere riflettendo, ragionando ampiamente e così via. E sono molto contento che questo sia venuto proprio a Roma, perché da anni sono convinto che il rapporto fra l'ANPI di Roma e l'ANPI nazionale debba essere molto più intenso. Per diverso tempo ci ho lavorato, non ci sono riuscito, in epoca più recente invece mi pare che ci stiamo riuscendo e sono contento, perché è logico che se una città che è anche la capitale d'Italia ospita nel suo seno il Comitato Nazionale dell'ANPI debba avere un rapporto in qualche modo molto intenso, alcune cose si debbano fare necessariamente insieme, di altre si debba discutere insieme. E quindi il senso della mia presenza qui è anche quello di corroborare questo rapporto e impegnarsi per l'avvenire a renderlo sempre più facilmente operante. Prima di entrare nel merito, che sarà impossibile che dia risposto a tutti, perché domani sono levati molti argomenti, mi fermerò quindi su alcune cose essenziali per non trattenervi tutto il pomeriggio qui. Devo dedicare due parole al penultimo intervento, che ha introdotto qui un argomento che per la verità oggi non è all'ordine del giorno, non era nella relazione, si è colta l'occasione per introdurlo. Un intervento, quello relativo al tante delle stragi, eccetera, sul quale io non sono d'accordo per nulla. Lo dichiaro anche nella definizione che è stata data, che ieri è uscita una dura reprimenda dell'ANPI nazionale. E viva Dio, io voglio sapere chi legge sulla nazione, la Germania se la dava le mani con la connivenza dell'ANPI sta zitto, non è dell'ANPI. Io credo che l'ANPI di fronte a un giornale come la nazione che coglie un'occasione per una cosa che ha detto un sopravvissuto per sparare addosso all'ANPI, deve rispondere, non era affatto dura, era esplicativa di come stanno realmente le cose rispetto al modo come siano state presentate. Meriterebbe un discorso molto ampio, perché anche su questo tema della memoria bisogna intendersi. C'è una memoria fatta di sentimenti, c'è una memoria fatta anche di ragionamenti, di memoria attiva, come si dice, ed è importante sapere anche distinguere tra l'una e l'altra, perché c'è un bel libro di uno studioso italiano intitolato La Repubblica del Dolore, l'Italia che è molto pronta a ricordare il dolore ma meno pronta a rifletterci sopra e a trarne le conseguenze. E osservo che se ragioniamo sul dolore e ci fermiamo solo su questo andiamo poco lontano, e se ragioniamo solo sui termini dei risarcimenti e non ampliamo l'orizzonte a tutto ciò che è possibile realizzare per mantenere la memoria attiva andiamo ancora meno lontano. Visto che è stato citato Pinelli, io sono stato il difensore della famiglia Pinelli, mi sono battuto in tutti i modi, in sede penale e civile, mi sono beccato perfino una denuncia per calunnia per un atto che ho scritto contro negli atti giudiziari. Poi sono stato assolto, ma per 2 anni sono stato sotto processo per questo, e abbiamo perso tutti i fronti, salvo su uno, quello di aver ottenuto almeno una sentenza che diceva che Pinelli non c'entrava niente. E sono stato contento, soddisfatto il giorno in cui il Presidente della Repubblica di allora, il 9 maggio, qualche anno fa,
chiamato a Roma anche la vedova Pinelli e ha ammesso che c'era una responsabilità dello Stato per quello che era avvenuto. Era un atto di riparazione, e come atto di riparazione, certo, non ridare la vita a Pinelli, ma era importante, e di questo io mi sono compiaciuto. Sicché nel questo dibattito che c'è tra risarcimento, riparazioni e così via, dovremmo ricordarci prima di tutto che siamo in un paese nel quale il fatto dei risarcimenti non è stato mai molto generoso, che per tutto quello che abbiamo fatto all'estero non ha mai dedicato, non dico risarcimenti, ma nemmeno parole di ammissione di responsabilità, sia per quanto riguarda le famose guerre libiche prima dell'altra guerra mondiale, sia per quanto riguarda i fatti della seconda guerra mondiale, dove anche di fronte all'occasione di svolgere almeno alcuni atti militari si è semplicemente rifiutata, non ha accettato nemmeno la discussione all'ONU sull'argomento. E devo ricordare che l'Italia è ancora quella che, di fronte al dramma dell'armadio della vergogna, che è un dramma perché oggettivamente quella vicenda ha impedito a molte vittime di avere almeno una vicenda giudiziaria, che non ha potuto iniziarsi perché era troppo tardi quando si è scoperta la faccenda per iniziare alcune di quelle vicende. Di fronte a quello, l'Italia non è stato mai capace di dire: comunque siano andate le cose, mi assumo la responsabilità morale. Cioè, il presidente della Repubblica tedesca è andato a Marzabotto e ha detto: io a nome del popolo italiano, il popolo tedesco, chiedo scusa per quello che è accaduto e che è responsabilità della Germania, che ha fatto vedere l'italiano. Lo Stato italiano non è stato in grado di dire una parola, l'armadio della vergogna. Chiunque ne sia responsabile, è responsabilità mia, chiedo scusa a coloro che non hanno potuto avere giustizia, e non l'ha avuta nemmeno nei giorni scorsi, in cui il Parlamento è stata approvata una mozione, ma nella quale c'è soltanto un auspicio, una speranza futuro, ma ancora questa riparazione non si è ottenuta. Dunque, se nel caso della Germania, che non è stata disponibile per risarcimenti, non l'hanno, ma tutte le associazioni hanno puntato per avere almeno delle riparazioni, tutte le associazioni, dico, perché ci sono stati 2 anni di discussioni alla Farnesina, in cui con il Ministero degli Esteri si chiedeva quali erano gli atti che si potevano chiedere e cercare di ottenere, indipendentemente dalle riparazioni che avevano una loro vicenda. Bisogna dire a tutti che c'è stata una sentenza della Corte d'Appello dell'Aia, della Corte dell'Aia, che dice che gli stati non sono procedibili dalle giurisdizioni straniere, che c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale italiana che ha detto che quella legge che ha reso applicabile la sentenza non è legittima costituzionalmente, che però rischia di rappresentare una grida manzoniana. Perché in pratica poi arriveremo sempre allo stesso punto, cioè l'esecuzione delle sentenze in Germania, che si varrà di questi aspetti di carattere internazionale. Allora tutte queste associazioni hanno puntato per ottenere almeno che ci fossero degli atti di riparazione, che la stragrande maggioranza dei familiari, delle vittime, eccetera, ha accettato almeno questo, che ci fosse giustizia, spesso teorica. A Roma, qui è stato condannato un sergente per la strage di Cefalonia, 97 anni, non ha nemmeno appellato contro l'ergastolo, lo fanno tutti, appellano tutti, no? Non l'ha fatto perché sta in Germania, non c'è l'estradizione, che gliene importa della condanna, ma è stato decisa l'anno scorso, a distanza di questo tempo, sono gli effetti anche dell'armadio della vergogna. Quindi il tema è molto ampio, molto ricco. Mi sorprende che però, mentre si trovano poche parole da dire contro lo Stato italiano che non ha fatto il suo dovere, nemmeno come ammissione di responsabilità, di fronte al fatto che tutte le associazioni dei familiari di vittime hanno praticamente assunto la stessa linea, quella di puntare almeno sulla riparazione che si potesse ottenere, si trovi una responsabilità solo dell'ANPI. L'ANPI sarebbe connivente,
quando l'Ampi, io credo che l'Ampi debba vantarsi di aver ottenuto la Dante delle Scale, che presenta un quadro completo di tutto ciò che è avvenuto in Italia, a memoria degli uomini e delle persone, che si sappia che non è vero che c'è stata la strage di Sant'Anna di Staffema e quella di Marzabotto e altri, ma ci sono state una quantità di stragi anche nel sud Italia, e che è giusto che questo venga raccolto, possa, si possa accedere tutti al Dante delle Stragi che è messo in rete e che uscirà fra poco in un libro, perché questa è anche memoria e la memoria non può essere lasciata all'oblio e al decorso del tempo. Dopodiché si può discutere mille volte. L'Ampi non solo non ha nulla da rimproverarci su queste materie, ma ricordo, almeno da quando sono presidente dell'Ampi, ci siamo costituiti parte civile a fianco dei familiari delle vittime. Tutti i processi di strage che sono svolti al Tribunale Militare di Verona e ricordo, e ce ne sono stati tutti grati per questo atto. Poi simbolico, perché l'Ampi non aveva da chiedere niente per sé, se non il, suo, il danno morale in senso generale per quello che rappresenta, ma soltanto essere a fianco delle vittime. Sono stati tutti riconoscenti, quindi non prestiamoci al giochetto di trascurare le responsabilità degli altri e inventare delle colpe per cose di cui l'Ampi invece deve andare giustamente orgogliosa, a mio parere. Comunque pronti a discutere tutte le volte che si vorrà, però ogni volta che si attaccherà l'Ampi, ricordatevi che io, almeno finché ci sono, sono il parere che si deve rispondere. Non si sta zitti quando si attacca l'Ampi. Si risponde non duramente, si risponde con chiarezza, ma mai accettando che l'Ampi venga attaccato, perché altrimenti lo sport diventa troppo facile, lo è stato in questi mesi, l'abbiamo visto in varie occasioni. Quando l'Ampi ha cominciato a dare fastidio, hanno cominciato anche ad attaccarci, eccetera, e lo vedremo ancora di più, perché adesso avverrà in un'altra forma, adesso si cercherà di oscurare l'Ampi, perché a questo punto è meglio, quello che è avvenuto del resto, avete fatto caso che si è parlato moltissimo dell'incontro tra Renzi e Zagrebeschi, perché i giornali, tutti dediti al pensiero unico, erano del parere che in qualche modo Renzi avesse avuto un certo sopravvento su un grande uomo di studio, di riflessione, eccetera, che però di fronte a un parolaio rischia di sfigurare in televisione. Di questo si è parlato a lungo, colonne intere. Dell'incontro con il presidente dell'Ampi, sul quale un giornale ha osato dire ha vinto il presidente dell'Ampi 2-0, a quel punto è calato il silenzio e non se ne è parlato più. Quindi siamo attenti e facciamo bene attenzione a quello che si fa anche dopo queste vicende. È giusto il ragionamento che noi facciamo, che c'è stato un successo e che fa male chi dice che non dovremmo vantarcene perché non c'è nulla da festeggiare o altro. Fa male chi dice che è così perché alla fine abbiamo avuto questo successo insieme a ai fascisti e agli altri, perché questo ragionamento ha un errore intrinseco, ma grave, un errore molto grave, quello di dimenticare che cosa è stata la Costituente, dove se si fosse ragionato così non avremmo avuto questa Costituzione, lo avrebbero fatta chi? Chi l'avrebbe fatta la Costituzione italiana, questa che c'è adesso? Alla Costituente c'erano liberali, c'erano monarchici, c'era l'uomo qualunque, c'erano tutti, e è passata la Costituzione con l'85% dei voti, vuol dire che delle persone hanno cercato di trovare dei punti di contatto per fare una Costituzione destinata a durare nel tempo. Qui non c'è stato nemmeno questo, perché non abbiamo avuto nessun elemento di contatto, perché noi abbiamo fatto la nostra campagna referendaria da soli o con alcune compagnie delle quali possiamo solo vantarci, e quando abbiamo ritenuto che anche nel comitato del no non ci si portasse sufficiente rispetto, abbiamo dichiarato verremo al comitato del no ogni volta che ci sarà una decisione concordata in precedenza, altrimenti noi faremo la nostra campagna perché saremo noi il nostro comitato del no. E questa è la spiegazione anche del fatto che abbiamo nel comitato nazionale dichiarato che
la vicenda era chiusa per quanto ci riguarda, perché poi il Comitato del Nord, se desidera continuare il suo lavoro, ragionando, vorrei dire quasi letterariamente, il Comitato del Nord si costituisce perché vuol dire no a un referendum, quando il referendum fatto ha detto di no, ha finito il suo compito. Poi c'è tutto un discorso da portare ancora avanti e siamo tutti d'accordo, ma lo si può portare avanti in mille altre sedi e noi non abbiamo bisogno di altri che ci aiutino a portarlo avanti, perché noi abbiamo fatto le nostre riflessioni sul significato di quel voto, sappiamo benissimo che quel voto è anche composito, nel senso che c'è dentro anche una varietà di pensieri e di sentimenti, ma sappiamo e consideriamo e vogliamo riaffermare con forza, e vorremmo che lo riaffermassimo tutti, che la prima cosa che c'è in quel voto che dobbiamo notare è che non si è voluta una riforma strampalata e negativa e pericolosa della Costituzione. Questo è il punto fondamentale. Se poi altri vogliono esaltare l'aspetto politico e dire c'era qualcuno che voleva buttare giù il governo Renzi, non eravamo noi. Abbiamo sempre detto che la sorta del governo Renzi non ci riguardava in sede referendaria, che sarebbe, il Presidente avrebbe fatto del Consiglio, avrebbe fatto quello che gli pareva e il Presidente della Repubblica avrebbe deciso secondo come decide la Costituzione. Non era il nostro compito, il nostro scopo, il nostro era quello di evitare uno strappo della Costituzione. Il 60% dei cittadini italiani ha detto di no, ha mostrato attenzione a un tema costituzionale e non è cosa da poco. Non è cosa da poco. Se a questo si è aggiunto dell'altro, va bene soprattutto per una cosa, e per il fatto cioè che i cittadini italiani hanno deciso di andare a votare. Hanno espresso, quindi un'altra cosa molto importante da ogni punto di vista, un desiderio di partecipazione, perché hanno capito che stare a casa su questioni importanti è sbagliato e vorremmo che lo capissero sempre, perché la sovranità popolare resta sulla carta se non la si esercita, e non la si esercita non votando. Questo 60% ci dice si è voluto evitare uno strappo della Costituzione, primo. Secondo, si è voluto partecipare e dire di no. Io dico di più, si è voluto dare anche un ammonimento. Basta con questi tentativi di mettere mano alla Costituzione, la quale deve essere rispettata. Io nel fatto che nel giro di pochi anni, due volte il popolo italiano, di fronte alla riforma Berlusconi, di fronte a questa, abbia detto solennemente di no, sia importante per dire in avvenire ci dovete pensare 20 volte prima di mettere mano a un'altra riforma della Costituzione, perché la Costituzione in alcuni paesi è in vita da 200-300 anni e è stata modificata con un paio di emendamenti. Non c'è bisogno di mettere mano alla Costituzione ogni giorno. C'è da interpretarla, c'è da farla vivere, c'è da capirla, c'è da amarla, rispettarla, sentirla come propria e pretenderle che venga attuata. Questo è quello che traiamo da queste indicazioni che ci sono venute da molto dal... E per noi queste sono estremamente valide. Devo dire, ho visto con senso di profondo schifo personale alla televisione la notte stessa l'affacciarsi di tutti quelli che rivendicavano di essere loro che avevano vinto ed erano proprio quelli che non hanno fatto niente, proprio perché la destra, Salvini, quelli là non li abbiamo visti certamente né per le strade né campagne né altro, faceva impressione un pochino queste persone, ma non tocca affatto il risultato e non tocca affatto il successo, non toglie nulla a una vittoria che c'è stata e che inutilmente qualcuno, c'è un compagno che ci ha scritto non vengo a questa riunione perché è brindante e cosa volete brindare, ma che razza di modo è di affrontare? Io credo che anche uno che ha votato sì a un certo punto non possa negarci il diritto, noi che abbiamo votato per il no di dire abbiamo votato per il no. Se non siamo cretini, il giorno in cui il no vince, qualcosa, beviamo almeno una bottiglia, è un bambino. Però piangiamo anche quando vinciamo.
Allora, dove andiamo a finire? Il fatto è che il voto ci dà alcune responsabilità e alcune valutazioni ancora da fare, intanto per gli schieramenti che ci sono stati. Uno riguarda noi stessi. Quando ci siamo schierati abbiamo avuto attacchi inusitati in precedenza. Prima di tutto da alcune giovanotte che hanno detto delle frasi più o meno brillanti all'indirizzo dell'ANPI, altre che si sono unite a queste, e la stampa che in buona parte ha colto l'occasione da ogni piccola cosa per fare un attacco all'ANPI, anche su cose assolutamente false. La stampa, una certa stampa dovrebbe vergognarsi di quello che ha scritto in vari momenti, quando ha dato per certo, per esempio, che avevamo un dissidente, gli avevamo tolto la carica di coordinatore regionale, cioè una cosa inesistente, nel senso che il coordinatore regionale era decaduto come tutti gli altri, come tutti noi siamo decaduti col congresso, perché tutte le cariche erano decadute. Si sono riuniti i presidenti dell'Emilia Romagna, i presidenti provinciali, e hanno deciso all'unanimità: torniamo a quella che era l'esperienza precedente, che era di fare coordinatore regionale il presidente del capoluogo. Tutto qui. Per la Repubblica è diventato invece l'allontanamento, perché era un dissidente. Vediamo il caso della Puppato, questa stupida vicenda di una tessera, forse anche un po' di imprudenza di un nostro compagno un po' vivace, che si è arrabbiato e ha detto: ah, se mi porta qui la tessera, quindi non la voleva togliere, presumeva che già ce l'avessi, ha detto: io gliela strapperei. Noi abbiamo fatto un comunicato molto preciso, molto chiaro, in cui abbiamo detto: senza equivoci non possiamo negare la tessera per questo, e non possiamo negare che un parlamentare vada a fare campagna anche per i sì. Per favore, se è iscritto anche all'ANPI, non cerchi di dire: sono parlamentare, sono del PD e poi sono dell'ANPI. Ecco, tra le due appartenenze non tiri fuori quella che è inutile tirare fuori, sapendo che c'è una linea dell'ANPI che è diversa da questa. Anche questo è stato un motivo di scandalo, ci hanno fatto degli articoli sopra. Perché? Solo perché l'ANPI dà fastidio. E a questo punto si scopre: l'ANPI, ma che ci sta a fare? L'ANPI, ormai non ci sono più i partigiani, non si sono accorti che è cambiato qualcosa nel 2006, non si sono accorti che ci sono nuove generazioni che sono venute avanti, che ci sono tanti giovani, perché non vengono mai. Guardate, quello che mi ha fatto arrabbiare al congresso nazionale, alla fine del congresso nazionale, è stato il fatto che abbiamo invitato ripetutamente la stampa a vedere com'era il congresso. Avrebbero visto questo congresso, che discuteva anche sul tema del referendum, con assoluta molteplicità di idee. Poi abbiamo votato, finito il voto, concluso il congresso, esce l'articolo in cui vengono indicati nome per nome i nomi dei dissidenti, e ancora oggi continuano a discutere sul fatto di come, quanti erano i dissidenti o no. I dissidenti erano quelli lì, erano 347 voti per la linea del paese, e c'erano tre astenuti. Tutto qui. E in democrazia come si fanno i calcoli? Si fanno fuori, a tutto si vota. No, invece no, bisognava andare a speculare. C'è qualcuno che si è prestato, anche tra file vicine a voi, che si è prestato a queste cose, di apparire in televisione, fare dichiarazioni, scrivere su un e così via. La verità rimane il fatto che l'ANPI è rimasta perfettamente unita e coesa, e l'ANPI vera, io continuo a dire, è quella del Brancaccio. Quella in cui ci siamo incontrati, abbracciati, salutati in festa, ma non per il no, ma non perché era il no, ma perché siamo contenti di incontrarci, ci sentiamo compagni, fratelli e amici, e siamo membri di un sodalizio che è portatore di valori che per noi sono straordinariamente importanti e nei quali ci riconosciamo.
e ci fa piacere quando possiamo incontrarci. Questo è il punto, quella è l'AMPI. E noi quell'AMPI lì vogliamo portare avanti e possibilmente potenziarla ancora di più, partigiani o non partigiani, perché è da tempo che stiamo pensando al fatto che inesorabilmente il tempo avrebbe ridotto il numero dei partigiani, e abbiamo detto però, io ho rifiutato da anni la parola passiamo il testimone, ho continuato a dire dobbiamo parlare di continuità, perché il testimone è l'atto di chi consegna un bastoncino e si ferma e l'altro va avanti. No, noi vogliamo dire che c'è una continuità, perché dal 2006 non solo abbiamo ammesso gli antifascisti, ma abbiamo cercato di fare in modo che gli antifascisti si inserissero stabilmente nel nostro spirito e fossero i continuatori di qualche cosa che è cominciato nel 1945 ufficialmente con la seconda partigiana, in realtà il 43, e forse se andassimo a vedere ancora un momento più lontano, dalle galere degli anni 25, dagli assassini di Matteotti e degli altri, e da coloro che sono andati a Ventotene, non nelle carceri dei fascisti per tanto tempo. Questa è la continuità dell'AMPI, che ci è stata riconosciuta anche dalle sentenze dei tribunali militari, quando hanno eccepito, ma l'AMPI non si può costituire per fatti, perché non c'era quando sono avvenute le stragi, per esempio, e il tribunale militare di Verona ha detto, con una sentenza importante, certo non c'era a quel momento, ma è quella che succede degnamente e porta avanti i valori di quelli che c'erano, di quelli che erano vivi e che hanno combattuto, e di quelli che sono morti e ci hanno lasciato. Ma per me il successo ci carica anche di responsabilità, prima di tutto perché a questo punto viene la tentazione, se ci muoviamo, quantomeno di oscurarci, di non parlare di... E noi dobbiamo fare il possibile perché siamo quelli che siamo e si veda quelli che siamo e come siamo, non per quella visibilità berlusconiana che non ci interessa, che non è la nostra, cioè che è quella di apparire, ma perché è giusto che la gente sappia quello che facciamo, per che cosa ci battiamo e quali sono le idee che portiamo avanti. E quindi, finita questa battaglia, non ci sediamo sugli allori e continuiamo a combatterci. È certo che il primo impegno è continuare a dire quello che abbiamo detto per tutta la campagna, cioè che questa legge elettorale è uno scandalo, perché toglie rappresentanza, incide sulla sovranità popolare, eccetera, e speriamo e ci auguriamo e auspichiamo che la Corte Costituzionale applichi gli stessi principi che ha applicato con la legge precedente e la dichiari illegittima. Ma se anche questo non avvenisse, continueremo a dire le stesse cose, perché tanto questa legge in qualche modo la cambieranno. La cambieranno perché hanno detto che la vogliono cambiare e la devono cambiare, perché a questo punto hanno il Senato senza una legge omogenea, quindi lo faranno, e dovremmo essere lì presenti a dire: se cambiate la legge elettorale, però non dovete cambiare solo quelle parti che vi interessano a Alfano perché vuole sopravvivere, ai 5 Stelle perché pensano di vincere loro, o agli altri per altri motivi, la dovete cambiare perché i cittadini italiani abbiano più rappresentanza e abbiano il diritto di esercitare la sovranità popolare. Questo è il punto che d'ora in poi dovremmo seguire e nel quale non mancheremo di manifestare la nostra opinione. Il resto, abbiamo detto che si apre una nuova era, cioè meno modifiche della Costituzione, e lo dico anche rispetto a una proposta di essere noi a modificare un articolo della Costituzione. Andiamoci piano, rivendichiamo la laicità dello Stato, ma prima di parlare di modificare un articolo della Costituzione, in meglio stiamo attenti perché probabilmente non sarebbe molto facile. Facciamo la laicità dello Stato, ribadiamo ogni volta che c'è una norma che dice che le scuole private possono essere aiutate, però non sostenute, ma non con oneri a carico dello Stato. Facciamo bene a ripeterlo ogni volta, facciamo bene a dirlo tutto questo, anche i privilegi di cui godono certi settori del mondo ecclesiastico, eccetera, e va benissimo.
non pensando, immaginando di essere noi a proporre modifiche della Costituzione, perché per il momento non mi pare che la cosa sia attuale. L'attuazione della Costituzione invece sì, viene bene, oltretutto in questo anno. 2017 dovrebbe essere il nostro anno della Costituzione, perché è l'anniversario dell'anno in cui la Costituzione è stata poi entrata in vigore il 1° gennaio del 1948, ma è stata elaborata e approvata, e questo è l'anno in cui dobbiamo fare un sforzo, prima di tutto perché il voto ci dimostra, la fatica che abbiamo dovuto fare ci dimostra che questa Costituzione non è ancora sufficientemente conosciuta e amata dai cittadini. E la prima cosa che dobbiamo avere come obiettivo è fare in modo che nel ricordo di che cosa è stata la battaglia del 48, la discussione alle costituente e poi i valori che ne sono usciti nella Carta Costituzionale, in questo ricordo noi facciamo in modo che si avveri quella che era il desiderio di Presidente Scalfaro, che ha scritto un libro intitolato a suo tempo, era intitolato La mia Costituzione. E io ho detto, leggendo quel libro, io vorrei che ogni italiano potesse dire la mia Costituzione, perché il giorno in cui davvero tutti sentiremo la Costituzione come una cosa nostra, che ci appartiene, che non si tocca se non in casi di necessità, sarà anche più difficile aggredirla. E sarà anche più facile sostenere che deve essere applicata e attuata in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forme. Quindi questo anno il primo obiettivo che noi abbiamo è questo, valorizzare la Costituzione, chiederne l'attuazione e anche andare un pochino avanti, perché forse su alcuni di questi temi della Costituzione possiamo elaborare e dire qualche cosa di più. Forse anche dire vogliamo che la Costituzione sia attuata, può non bastare a sufficienza. Forse dobbiamo anche dire, riflettendo, proponendo e dando indicazioni, quali sono le parti più difficitarie della Costituzione e in che modo potrebbero essere. No? Non siamo noi che possiamo fare dei disegni di legge e presentarli, però possiamo favorire un ragionamento che spieghi che cosa vuol dire il fatto che nell'articolo 4 c'è si proclama il diritto al lavoro e si dice che la Repubblica deve rendere effettivo questo diritto compatibilmente con le esigenze economiche, con tutto quello che volete, ma a un certo punto si può dire come si può attuare. Noi alcune volte l'abbiamo detto in realtà, che invece di dare le mance si potrebbe immaginare per esempio un grande piano del lavoro, un grande piano di messa in sicurezza del territorio, dei beni ambientali e dei beni culturali, nel quale ci sarebbe non solo la salvezza di alcuni principi costituzionali, ma ci sarebbe anche lavoro, perché ovviamente mettere in sicurezza il territorio e fare un piano del lavoro significa anche diminuire la disoccupazione e trovare dei lavori che non siano questo maledetto voucher che ha soltanto il valore di togliere l'ultimo pezzo della dignità a chi è costretto a servirsene. Ecco, possiamo fare un passo, questo, se facciamo un passo avanti in questa direzione, però questo ci richiede una maggiore formazione, una maggior cultura al nostro interno. È stata richiamata più volte questo tema oggi e io credo che dobbiamo sottolinearlo molto. Siamo noi davvero all'altezza, dico nel complesso, non singolarmente, non questa o quella sede, ma complessivamente possiamo dire che siamo all'altezza di questi compiti enormi che una società così complessa ci presenta? Io dico di no, non ancora. Noi abbiamo fatto il possibile, stiamo facendo il possibile, però abbiamo ancora da formarci. Formare noi, e scusate, qualcuno non piace quando lo diciamo, formare anche i nostri dirigenti. Nel senso che noi abbiamo, con questo congresso per esempio, abbiamo fatto fare un avanzamento, abbiamo un presidente di un comitato provinciale di 23 anni, lo vogliamo aiutare? O pensiamo che a 23 anni sia in grado di affrontare tutta la complessità delle situazioni che si presentano? E vogliamo ognuno di noi sapere come contattare i cittadini, spiegare le cose che bisogna spiegare, le posizioni da prendere e così via.
un problema è la formazione, giustamente è stata richiamata, ma devo ricordare che noi da anni insistiamo sulla formazione. Abbiamo fatto un corso tipo a Parma anni fa, lo abbiamo raccolto quelle lezioni in un libro che dovrebbe essere la base, le dispense per chiunque voglia fare dei corsi. E si possono fare dovunque, con pochi mezzi, con, non chiamando i grandi luminari, perché i testi già ci sono. Semmai hanno bisogno di un aggiornamento, di una specificazione, però ci sono. Però questo tema della formazione, dell'essere noi in grado di affrontare una società molto più complessa del passato, una società in cui fra l'altro il nemico è meno visibile di quanto sia stato in precedenza, perché i nemici spesso sono più lontani dalla nostra portata, non stanno nemmeno nel governo, nemmeno nelle banche italiane, sono ancora più lontani e più remoti, e bisogna essere attrezzati per questo. Quindi una formazione è un elemento importante da portare avanti, insieme con i nostri temi fondamentali. Abbiamo parlato, diversi hanno parlato qui, dei giovani oggi. Perché non ci sono i giovani oggi qui, in gran parte? E perché tante volte non ci sono? Perché forse abbiamo anche una modalità di approccio che non è sempre quella giusta. E dovremmo farcene carico di ragionare in questi termini. Io faccio due esempi. Abbiamo fatto due iniziative referendarie in due città diverse universitarie. In una a Pisa l'ha organizzata l'ANPI. A Milano abbiamo detto ai giovani del movimento studentesco che se li fanno a noi, organizzatela voi. A Milano c'era il doppio di giovani di quelli che c'erano a Pisa. Perché? Perché erano protagonisti. Perché erano loro che organizzavano. Noi qualche volta abbiamo l'idea che invece i giovani siano come noi, che andiamo volentieri anche a sentire. Il giovane ha bisogno di sentirsi in qualche modo impegnato, protagonista, attivo, e noi dobbiamo stimolare questa partecipazione in questa forma, in questa presenza, altrimenti rischiamo di essere quelli che benevolmente accolgono i giovani con la condiscendenza dell'età, ma è sbagliato, non è quello che occorre. E oltretutto non bisogna prestarsi mai a questa favola che alcuni tentano di accreditare, che cioè i giovani in fondo sono distratti, non hanno voglia, preferiscono andare a spasso la sera. Ma se vanno a spasso la sera fanno benissimo. Ma viva pure avessimo voluto fare noi a 20 anni. Abbiamo dovuto passeggiare in altre forme. Vanno benissimo. È la loro vita, la loro età, se la godano. Ma non è vero che la loro vita è quella, perché poi al momento opportuno dimostrano curiosità e interessi che dobbiamo suscitare. C'era un bambino oggi che si è fatto delle domande da $200,000. Perché avete fatto la resistenza? Perché avete fatto quella scelta? Ma avete sparato? Ne avete ammazzato almeno qualcuno? Un bambino di 7 anni. Dico, ma sono interrogativi che hanno anche quelli di 20 anni. La parte più bella di un confronto che io ho avuto in un liceo classico a Milano, dove il preside ha detto sì, si può parlare di referendum, però se c'è uno del sì, uno del no. E c'è dato per il sì. C'era un parlamentare del PD e per il no c'ero io. E dopo la nostra introduzione delle repliche hanno dato la parola ai giovani per fare domande, eccetera. È stata una mattinata bellissima, perché sono uscite fuori domande molto più interessanti di quanto pensassimo e a cui bisognava dare risposte. E qualche volta bisognava stare attenti a come si rispondeva per non deluderli. Perché questa partecipazione dei giovani non viene così spontaneamente, ma bisogna sollecitarla, e bisogna soprattutto sollecitare nel loro intimo una ragione per esserci, per partecipare. Qualche volta le nostre riunioni possono anche essere noiose, ma noi siamo scafati, sono tanti anni che partecipiamo anche a riunioni, uno di 20 anni magari si annoia, e troviamo il modo anche di
vivacizzare le cose e di renderli elementi attivi, che è una cosa che poi vale per tutto. Vedete che in tutto il mondo non si fanno più i musei in cui si va solo a vedere, ma ci sono i musei cosiddetti interattivi, perché si è capito, tutto il mondo, che se non si va come soggetti passivi a vedere una cosa, ma si va, io ho visto a Siviglia c'è un museo della scienza e della tecnica, nel quale c'è un luogo affollatissimo dei ragazzini in cui si possono provocare dei fulmini. E allora tutti vanno lì perché lo provocano loro il fulmine e capiscono molto diversamente che se gli spiegassimo che cos'è il fulmine, come si produce, così se lo produce da sé, ha una parte attiva. È importante che noi da questo punto di vista riusciamo a creare questa partecipazione sentita. Tema che si collega alla scuola, di cui molti hanno parlato oggi giustamente. Nelle scuole noi ci andiamo, complessivamente ci andiamo, facciamo tante cose, ci andiamo forse più episodicamente di quanto occorrerebbe, ma le resistenze ci sono anche qui. Ricordate che quando si è scoperto che avevamo un protocollo col MIUR, Gasparri ha fatto un'interpellanza a Senato chiedendo di sapere come mai il MIUR faceva un accordo con l'AMPI, che praticamente non ha nessun compito in questa materia, e che è morta lì. Però qualcuno in agguato sempre, anche adesso, ma certamente che prenderemo contatto con la nuova ministra, certamente, però non è detto, nel senso che la ministra Giannini, che non aveva particolare interesse alla nostra presenza nelle scuole, ma non aveva neanche particolare ragione di opporsi, alla fine, dopo 2 anni di colloqui, di dibattiti, di insistenza, ha firmato finalmente questo protocollo e ha voluto anche la foto con il presidente dell'AMPI, per ricordo. Allora, adesso, assai prima della fine dell'anno, il 24 luglio scade il protocollo, bisognerà cercare di rinnovarlo lavorandoci fin da adesso. Intanto ci lavoriamo facendo riuscire le iniziative che abbiamo in campo, che sono, come l'anno scorso, 10 città italiane in cui si parlerà di Costituzione. Il tema quest'anno è un tema unico per tutti. In secondo luogo, con la partecipazione al concorso che è stato bandito sempre su questo tema, la Costituzione, perché questo è l'anno dedicato a questo tema, e che è importante per questo, perché se nel concorso concorre una classe con un insegnante intelligente, li coinvolge tutti, eccetera, questo è già un fatto addirittura più importante che non una mattina in cui andiamo a fare un discorsetto da questo punto di vista, ancora una volta col tema di renderli attivi. Quest'anno abbiamo anche un modesto finanziamento e quindi cercheremo di fare del nostro meglio, di più. Però io ricordo che il protocollo MIUR ha anche un'altra funzione, che è quella di aprire le porte delle scuole renitenti. In alcune zone d'Italia noi non mettevamo piede, dico in Sardegna e in Sicilia per esempio, l'AMPI non entrava. Abbiamo detto, ma voi dovete andare dal dirigente scolastico sventolando il protocollo, se c'è un protocollo con il Ministero dell'Istruzione, e faticosamente, ma sono riusciti, addirittura in Sicilia hanno fatto un programma regionale. E in Sardegna sono contentissimi perché sono entrati finalmente nelle scuole. Bisogna usarlo a questo fine, anche per convincere chi non è convinto dell'opportunità di intensificare la cosiddetta educazione civica dei giovani, la loro formazione ad essere cittadini, sui quali l'AMPI può davvero dire molte cose molto importanti, ma bisogna muoversi da questo punto di vista con intensità e con particolare impegno. Ci sono ancora altri temi. Che cos'altro deve fare l'AMPI? Qualcuno ha detto adesso l'AMPI ritorni alle sue cose tradizionali, cioè la memoria. Per dire volgarmente un cavolo. Chi l'ha detto?
intanto perché noi non siamo per la memoria nel senso come la intendono loro, ci vuole anche quella, la memoria delle corone, perché guai se non ci fossimo stati noi a portare le corone ai monumenti o nei luoghi storici della resistenza eccetera, perché sarebbe stato dimenticato tutto, ma quella è solo una parte, il resto è conoscenza. A me continuo a dire a Milano che ci sono 438 lapidi per le strade attraverso le quali tutti passano, camminano e nessuno le guarda, e sono quasi tutte interessanti per il fatto che basta guardare l'età, perché in genere si tratta di giovani trovati sul posto fucilati, dico 438. Ci vuole essere una pubblicazione. L'ho detto al nuovo sindaco prima che si astenesse dalle sue funzioni, anche lui, l'ho detto anche a lui, beh, ma una pubblicazione del comune chiara che mettesse in luce questa vicenda vorrebbe molto di più che dire continuamente Milano città d'oro, medaglia d'oro della resistenza. Concretiamo cosa è stata questa resistenza. Sono anche quei 438 ragazzi fucilati, colti sul posto e via discorrendo. C'è un altro luogo, la loggia dei mercanti, 1998 nomi, e nessuno capisce perché sono lì, chi ce l'ha messi, che storia c'è dietro. Cioè, c'è questa memoria attiva che noi dobbiamo portare avanti con forza, perché questa è quella che è destinata a resistere. Soprattutto nel periodo che verrà, in cui la testimonianza orale verrà completamente meno, verrà azzerata, e dovremo basarci su una memoria che possa funzionare sulla base di strumenti ed elementi che ci sono. Quindi, bene, non torniamo alla memoria, non l'abbiamo mai abbandonata. Io continuo a ricordare a chi dice torniamo a, che in piena campagna referendaria, quando non sapevo come fare perché andavo in tutte le città possibili e immaginabili, sono andato a Massarosa alla celebrazione della liberazione di Lucca, che non c'entrava niente col referendum, ma che ho pensato che fosse giusto che il presidente dell'ANPI ci andasse per dire che continuava, nonostante tutto l'impegno, continuava a fare le cose di sempre, e questo non c'è dubbio deve continuare, deve essere la nostra. Però siamo andati molto al di là della memoria. Abbiamo fatto molte cose di più, nel senso che questa memoria, anche su quel piano, abbiamo fatto un lavoro per dimostrare che la resistenza era un fenomeno nazionale, con delle ricerche sul sud, sulla partecipazione. C'è un volume che presenteremo adesso, che raccoglie tutto questo lavoro e che è estremamente importante da far conoscere, perché toglie di mezzo un mito. C'è da sviluppare un discorso ancora, nonostante tutto, un discorso sulla resistenza delle donne, che moltissimi continuano a pensare che siano state delle compartecipi, come si dice, o delle parti secondarie, al più delle donne che andavano in bicicletta, dicono alcune, riducendo le staffette a un ruolo quasi. Bisogna ancora lavorare su questo, ce n'è bisogno, perché non è passata ancora l'idea che ci siano state invece donne che hanno fatto anche le combattenti, e ci sono state altre che non hanno mai imbracciato un fucile ma hanno sostenuto prigionieri, hanno aiutato a scappare quelli che dovevano tornare nelle loro case dopo l'8 settembre, hanno fatto dei lavori enormi per i partigiani, per la popolazione civile e così via. Questa resistenza non armata ha bisogno ancora di essere sviluppata e fatta conoscere sotto ogni profilo. E così tante altre cose che dobbiamo fare e dobbiamo sviluppare. Io credo che una cosa le ho elencate in una circolare che ho mandato 2 o 3 giorni fa, in cui ai presidenti dei comitati provinciali, parlando delle cose che dobbiamo fare nel prossimo periodo, le ho elencate una serie, che sono immediatamente la campagna per il tesseramento. 29 gennaio sarà la giornata del tesseramento. Possiamo pensare che debba essere una campagna più forte, perché troveremo magari anche qualche obiezione, troveremo qualcuno di quelli che hanno votato sì,
o qualcuno che pensa che abbiamo sbagliato, dovremo convincere, ma troveremo anche qualcuno che in più invece ci ha valutato per quello che siamo, perché abbiamo acquistato prestigio, riconosciuto. A me ha fatto piacere vedere una serie in televisione, la Gruber che dice a Travaglio che cosa hai notato di più in tutta questa campagna, e lui ha detto il ruolo dell'Ampi, Travaglio, che non è poi un nostro carissimo amico, in molte occasioni, però lo ha detto così, e un altro, il vicepresidente di Libertà e Giustizia, che ha una televisione, ha detto che in questa campagna referendaria è stato svolto dall'Ampi il ruolo che nella campagna referendaria del 2006 contro le proposte di Berlusconi aveva svolto l'ex presidente della Repubblica Scalfaro, che è un riconoscimento per noi importantissimo, che vuol dire aver svolto un ruolo che merita considerazione e merita rispetto, e però anche questo non ci consente di vivere sugli allori, dobbiamo svilupparlo. Abbiamo detto, per noi la vicenda del no è finita, i candidati del no possono continuare. Perché? Perché forse i comitati del no pensano ad altre cose, oltre a quelle a cui pensiamo noi. Non solo ad essere vigilanti, ma anche a sviluppare ulteriormente la direzione in una direzione squisitamente politica che non è la nostra. Noi siamo, quindi, non abbiamo bisogno di smobilitare o non mobilitare, siamo stati noi, il nostro comitato del no, continueremo a muoverci, però a muoverci rigorosamente secondo la nostra identità, perché guai se noi cedessimo alla tentazione di occuparci di tutto, perché allora davvero sarebbe la nostra fine. Il giorno in cui ci identifichiamo, ci facciamo identificare come qualcosa che esce dai confini che sono dettate dallo statuto. Lo statuto è quello che è, quello che ci insegna obiettivi che possiamo intendere in modo anche molto, molto ampio, e però se ci mettiamo a fare quello che non fanno i partiti, perché alcuni questo si aspettano, che facciamo quello che non trovano più nei partiti, che lo faccia l'Ampi, non è possibile questo. Non possiamo essere il succedaneo di altri. Possiamo stimolare i partiti perché divengano dei partiti come li vuole l'articolo 49 della Costituzione, questo sì. Possiamo insistere perché si rigeneri la politica, perché questa non è la politica che è nella Costituzione, nell'articolo 54 e nelle altre norme, ma non fare noi quello che è il ruolo che non fanno i partiti o che non fanno i movimenti o altro. E questo è un punto veramente importante. Possiamo cogliere un altro aspetto, quello della partecipazione. Se abbiamo scoperto che non è vero che i cittadini sono così indifferenti, ma se pensano che si può con un voto manifestare una propria idea e farla valere, cerchiamo di vedere quali sono le cose che interessano i cittadini e incrementare tutto ciò che sa di partecipazione, tra cui, fra l'altro, nella legge di riforma del Senato, pessima sotto ogni profilo, c'erano due o tre spunti che avrebbero potuto essere buoni se non avessero svolti male, perché pensavano solo a svolgere delle questioni di principio. Per esempio quella della partecipazione popolare all'iniziativa legislativa. Beh, lì avevano fatto un programma, potremmo dire invece del programma, potremmo dire che il problema dell'iniziativa popolare è quello che oggi, raccolte le firme, i disegni di legge di iniziativa popolare arrivano in Parlamento e li muoiono. Basterebbe una legge ordinaria che dicesse progetti di iniziativa popolare entro 70 giorni da quando sono presentati in Parlamento debbono essere decisi, sì o no, ma discussi e decisi, come la legge di riforma c'era per i progetti di interesse del governo. Basterebbe questo. Come basterebbe una legge ordinaria o un richiamo ai regolamenti parlamentari, insistere per questo, perché
si faccia finalmente quello statuto delle opposizioni e delle minoranze, che anche questo è stato intravisto ma in termini futuribili in quel disegno di legge e poi abbandonato lì, perché queste sono le cose che servono per incoraggiare la partecipazione, dargli una definizione. Poi c'è il tema antifascismo, diversi lo hanno sollevato. Io ho una convinzione fermissima che se noi non riusciamo a smuovere e a modificare l'atteggiamento dello Stato, saremo costretti a batterci tutta la vita contro le manifestazioni, riuscendo a impedirne qualcuna, ma non riuscendo a impedirne altre, perché adesso hanno anche imparato in molti luoghi a farle in sedi non pubbliche, che però dopo vanno sui giornali. L'importante però è vedere che esistono. Il fatto è che questo Stato non è ancora uno Stato sufficientemente fascista, antifascista, come dovrebbe essere. È rimasto come prima. Allora abbiamo elaborato in un seminario che abbiamo fatto con Cervi il 9 gennaio, abbiamo elaborato una serie di proposte, le stiamo portando in giro dalle più alte autorità dello Stato, proposte su quello che dovrebbe fare lo Stato, cioè coordinare le norme vigenti, se si prestano, che non è vero che sono insufficienti, solo si prestano a interpretazioni diverse da parte della magistratura, per lo stesso fatto che avviene a Milano tutti gli anni un funerale di un giovane fascista, tutti gli anni è un'occasione per una manifestazione fascista. C'è stata la denuncia dell'ANPI, sono nati due processi, in uno li hanno condannati, in uno li hanno assolti. Allora vuol dire che c'è qualcosa che non va, bisogna rendere quella legge più chiara, oppure operare sulla magistratura perché capisca, perché evidentemente quello che ha ritenuto che è un funerale in cui ci si ferma ogni quattro passi mettendosi in circolo, tutti alzano la mano nel saluto romano e gridano a camerata dal presente, è una manifestazione fascista. Se non riusciamo a ottenere questo, allora siamo andati dal Presidente della Repubblica, gliel'abbiamo consegnato, siamo andati dal Presidente del Senato, abbiamo consegnato queste proposte, siamo andati al Presidente della Camera, gli abbiamo consegnate, abbiamo presentato la richiesta di essere ricevuti dal Presidente del Consiglio, è caduto, ne verrà un altro, questo è un pochino temporaneo, no, forse non vale la pena di insistere molto, diciamo ce ne sarà uno eletto liberamente dal popolo al quale ripresenteremo, perché credo che questo sia un punto essenziale. Noi facciamo bene a denunciare le manifestazioni fasciste, a opporci nelle forme che riteniamo e così via, però è lo Stato che nel suo complesso continua a non essere quello che vuole la Costituzione, antifascista nel midollo, nella sostanza, nel pensiero della magistratura, nel pensiero di chi fa le leggi. Ci sono 4-5 leggi, proposte di legge pendenti al Parlamento, non c'è da inventare niente, basterebbe metterle in moto. Le abbiamo segnalate, siccome sono alla Camera, alla Boldrini, e ha promesso nei suoi limiti che solleverà il problema nella conferenza dei capigruppo, ma non può fare molto di più se i gruppi non si convincono e non pensano che sia necessario fare qualcosa in questa sede. Ecco, possiamo fare qualche cosa di più ancora tra i nostri impegni per quanto riguarda gli aspetti internazionali. Abbiamo irrobustito la nostra presenza all'interno della Federazione Internazionale dei Resistenti e degli Antifascisti, che lavora in Europa con molta difficoltà, soprattutto di carattere economico, che però bisogna riuscire a potenziare, perché tutti questi indirizzi che vengono in vari paesi, che sono o di fascismi e nazismi chiamati come tali, oppure di egoismi nazionali che assumono però quella stessa sostanza, non vadano avanti, vengano bloccati, perché che in Europa ci siano già diversi paesi a regime autoritario, che si parli ancora seriamente della trattativa. Ho letto l'altro giorno, si parla ancora della trattativa con la Turchia per metterla in Europa, ma è una cosa immaginabile, ma non solo perché c'è la pena di morte, ma perché si stanno massacrando tutta l'opposizione e ci mettiamo in casa in Europa un'altra cosa di questo genere. Stiamo cercando
di unificare un po' gli sforzi nei vari paesi attraverso questa federazione per vedere se riusciamo almeno a creare, visto che c'è un nazismo e un fascismo internazionale, che ci sia anche un antifascismo degno di questo nome. Purtroppo ci sono dei paesi un po' assenti, un po' distaccati, compresa la Francia, che aveva per esempio nel passato aveva delle associazioni molto impegnate in questo campo, che invece l'hanno fatto trasformare in associatori di reduci, che praticamente da questo punto di vista non si muovono più. Ecco, sono anche queste cose che bisogna fare e riuscire a portare avanti. Sono tutti i temi che voi oggi avete sollevato giustamente, ed è importante, oltre a questi, anche gli altri che io non sto a ricordare analiticamente. Caricano l'AMPI di una serie di compiti che l'AMPI deve svolgere restando rigorosamente vincolato alla sua identità. Noi dobbiamo avere un obiettivo categorico, essere noi stessi, non altro che noi stessi. Questa associazione che nasce nel 1945 e non cambia per quello che riguarda i suoi valori, è cambiata perché abbiamo consentito l'ingresso degli antifascisti nel 2006, ma i valori sono quelli che portiamo avanti, la struttura è questa e, se mi permettete, perfino le regole sono queste, perché un'associazione deve avere anche delle regole che devono essere rispettate. E a un certo punto questa immagine che alcuni hanno, che si stia dentro l'AMPI come un'associazione, starebbe in un'associazione, non so, di viticoltori o di pescatori o altro, è sbagliata. Siamo una cosa diversa, questo è un sodalizio in cui la solidarietà, il rispetto reciproco, il rispetto delle regole sono elementi fondamentali, perché sono quelli che ci tengono uniti, sono quelli che ci fanno gioire al brancaccio quando ci incontriamo, ma sono quelli che ci fanno sentire anche compagni con quelli che non abbiamo mai visto, ma che ci abbracciano quando arriviamo a Palermo o a Catanzaro o in altri luoghi, perché c'è questo qualche cosa sotto, il ricordo della Resistenza, i valori della Costituzione, che ci unisce e che è il nostro collante, di cui dobbiamo essere orgogliosi e gelosi al tempo stesso. Quindi niente fughe in avanti, lasciamo ai partiti fare quello che i partiti devono fare, non occupiamoci di tutto, occupiamoci delle cose che si riferiscono alle materie che fanno parte della nostra identità e rendiamoci soprattutto più forti. E manteniamo questo che abbiamo, questa reputazione che ci siamo conquistati nella campagna referendaria, che è quella di essere un'associazione che riesce nonostante tutto a essere coesa e a comportarsi come, di fronte a un gigante, a comportarsi come Davide e Golia, perché se all'inizio avessimo dovuto scommettere una lira sulla vittoria avremmo sbagliato o non avremmo scommesso, perché era tale la forza, i mezzi economici, il governo contro, la stampa internazionale contraria, gli interessi delle grandi banche, delle grandi finanze contrarie, insomma, il più sensato di noi, il più speranzoso, poteva pensare forse ce la faremo, ma per un pelo, con l'Italia profondamente divisa, ma per un pelo. Non avremmo mai pensato al 60%, ci siamo arrivati per l'insieme di tanti fattori, facciamo in modo di non tornare indietro, facciamo in modo di conservare questo risultato, di mantenerlo senza fare passi falsi, senza sbagliare, lasciando che altri facciano altre cose che gli competono e noi facendo bene le nostre. Quindi continuando, andiamo avanti su questa strada, questa di oggi, di una bella discussione in cui intervengono tutti, ognuno dice la sua liberamente, senza contrasti, anche se le idee che si espongono possono essere diverse, ma cerchiamo insieme di fare il meglio nostro e soprattutto il meglio del nostro paese. Questa è la nostra identità, questo è il nostro futuro, la nostra speranza, e puntiamo sui giovani valorizzandoli e facendo in modo che siano loro che domani, quando non ci saremo più, portino avanti la nostra associazione con tutti i meriti che essa si aspetta. Grazie.